Roberto, invece qui siamo da Totem per vedere le novità presentate ad ISE. Partiamo con alcune soluzioni custom, per cui in ceiling e in wall declinate in tre versioni utilizzando driver sempre di tecnologia Totem ma con due livelli di performance distinti, per passare ad alcune soluzioni un po' più high performance, tutte basate sulla tecnologia dei driver utilizzata sulla serie Keen, che è una linea di grande successo da parte di Totem. Qui abbiamo delle versioni enclosed back, la classica soluzione MTM che può funzionare sia per canali posteriori che nella configurazione frontale per soluzioni LCR, ivi compresi i canali Dolby Atmos da soffitto, per passare a soluzioni un po' più high performance con i driver con i coni in carbonio, anche qui in versione due driver o due driver più passivi, i canali Dolby Atmos e i due nuovi sub da incasso, doppio 20 e doppio 30. Sempre presso lo stand Totem, sempre della serie Keen, la nuova soundbar 3 canali, che è un prodotto interessante perché è un prodotto passivo a 3 canali, per cui da utilizzare con un audio video. E è in grado appunto di fare i due frontali più il centrale, in questo caso con la combinazione del nuovo sub Keen 10, che è una macchina estremamente performante in cassa chiusa con un driver da 10 pollici e con una coppia di on wall, in questo caso appoggiati su uno stand, per i canali posteriori. Sempre della serie Keen abbiamo il nuovo LCR, per cui un nuovo diffusore che può essere impiegato o come canale centrale o come canale laterale, disponibile in versione bianco laccato oppure nero laccato in cassa chiusa, la sua versione diciamo on wall più tradizionale, un nuovo sub da parete a basso profilo con un doppio 20 e una soundbar attiva sempre utilizzando la tecnologia Keen. Questo è un'opera d'arte. Questo è il complesso magnetico e il cestello dei driver utilizzati da Totem sulla loro serie top di gamma ed è un prodotto custom made in Canada. E questo è il driver da 165 mm completamente progettato da Vince Bruzzese. Sempre della serie Keen, qui vediamo la gamma completa, partendo dal diffusore passivo classico, che è un diffusore molto piccolo ma estremamente performante. Invito tutti i tuoi ascoltatori ad andare ad ascoltare questo prodotto perché è veramente sorprendente, pur avendo un driver da 10 cm. Qui abbiamo anche la sua versione attiva, per cui completamente amplificata, e quella che è una versione diciamo aggiornata di un prodotto storico che era la Rainmaker, anche in questo caso completamente attiva. Altra novità, un nuovo amplificatore integrato di Totem, due canali con il 2.1, per cui con la possibilità di pilotare un subwoofer, estremamente compatto, ingressi analogici, ingressi digitali e telecomando in dosazione. Abbiamo qua con noi Vince Bruzzese che magari... Ciao Vince! Ciao! What can you tell us about this new on walls? Well, the Tribe 3, as you know, utilizes the Torrent system. And Torrent system is world unique because the woofers have no crossover in the woofer path. That's number one. But secondly, they have a low, very low resonance frequency. Each little woofer has a resonance frequency of 26 hertz. That means at 30 hertz and up, they have absolutely no problem in reproducing the music. So a Tribe 3 can give you full range sound on wall. We do phenomenally with this throughout the world. So if you want, let's say, a modest looking but highest performance aspect, the Tribe 3, and of course the Tribe 5 if you want the Excelsior of the brand. But we're proud to show Torrent. That is a Totem developed technology. And Torrent, we have brought it to the level with the Tribe Tower and also the Element Metal. It is a phenomenal system that is a world leader and still affordable for the normal human being. And
from Canada to Italy with love. Thank you so much.